Allora, Giampiero, parlavamo di filosofia. Da sempre tu comunque segui la cultura, sia diciamo proprio come guida di un gruppo di comuni che da tanto tempo stai seguendo, ma anche per quanto riguarda proprio la tua città, la città dove vivi. Molto spesso organizzi, porti personalità altissime. Ogni volta abbiamo detto che questo fa bene anche al turismo, alla cultura del territorio, porta gente qui e porta la bella idea fuori di quello che è la nostra terra. Sì, ma partendo dalle ultime parole che la signora Francesca Sì. ci ha detto sul nuovo Sì. vescovo, cioè l'attenzione alle È periferie, vero. noi siamo sotto certi aspetti periferia nell'entroterra, Certo. ma perdonatemi questa espressione, secondo me siamo il futuro. Perché è vero che purtroppo decidono le teste, quando dico teste intendo paragonarle al voto, per cui in un palazzo che ci sono 200 persone possiamo in termini di paragone metterlo vicino a un paesino dell'entroterra, che so, Bolognola piuttosto che Certo. Acqua Canina, ma questi non hanno il valore del territorio, il famoso terroir. Quando ero a Serra Petrona, la vernaccia era buona perché aveva il terroir, cioè il valore del territorio. Noi lo abbiamo anche per la nostra società. Come presidente della comunità montana, io ho sempre cercato di vendere a caro prezzo questo nostro privilegio e cercare di far ragionare i politici, che di fatto politici non sono, perché i sindaci sono dei volontari ormai che devono provvedere a tutto, anche da un punto di vista di manualità. Non c'è più la vecchia politica nei piccoli centri, e ho cercato di fargli capire il valore di questa coesione sociale per venderlo come nuovo prodotto, perché ormai saremo assaliti nel tempo da tutti quelli che si concentrano nelle città. Ormai da Civitanova siamo passati a Tolentino. Fra qualche anno Tolentino non basterà più e ci sposteremo a San Ginesio, poi Certo. arriveremo a Camerino. Allora dobbiamo mettere dei paletti per mantenere questo nostro privilegio del territorio. E trovandomi a Belforte ed essendomi anche impegnato anche politicamente per la guida del paese, abbiamo trasformato la nostra esperienza in associazione. Belforte nel cuore è un'associazione culturale. Coltiviamo il nostro futuro, deriva dalla battaglia per l'elettrodotto Sì. che vedeva proprio a Belforte del Chienti 6 ettari e mezzo di cemento per una sottostazione. Tu hai Fortunatamente. capitanato la Sì, rivolta, io ho capitanato ti la abbiamo rivolta, seguito già sì, e mi all'epoca. sono ritrovato a dover anche prendermi questo impegno, che ho fatto molto volentieri, ed ora non vorrei limitarlo alla sola battaglia politica per le amministrative, ma vorrei impegnare il gruppo in alcune azioni, e così ci siamo trasformati in associazione culturale. Questa associazione culturale durante il periodo dell'anno, a secondo delle stagioni, proporrà eventi di diverso stampo che sono sia di carattere promozionale sia di carattere riflessivo, presentazione di libri, valorizzazione di prodotti tipici, ma sempre però studiando il valore del territorio, riproponendo il valore del territorio sotto vari aspetti. Perché alla fin dei conti l'economia deriva dall'impegno che la società di volta in volta trova in un posto piuttosto che un altro. È ovvio che se stavamo a Genova coltivavamo tutti i fiori, stando nell'entroterra a Serra Petrona si trova il vino, a Belforte il formaggio piuttosto che altre cose. Ora, l'evento che andiamo a presentare deriva da un'esperienza già effettuata l'anno scorso unitamente alla Poltrona Frau nella persona del presidente Moschini, in cui ospitammo, grazie alla sua disponibilità nel suo auditorium,
Massimo Donà, Diego Fusaro e Tagliapietra per riflettere sulla filosofia che sta tornando in auge, come ha detto il nostro presidente Nazareno poc'anzi, sta ritornando in auge perché? Perché la società deriva da una serie di cose che si succedono quotidianamente nel tempo. Belforte ha un borgo, il Borgo Alto, è bellissimo, è raccolto, si presta molto bene durante il periodo estivo per la sua frescura, per l'urbanistica che presenta, per il panorama, la tranquillità, e poi non nascondiamo che a Belforte c'è la pala d'altare più grande d'Europa, del Boccati, su cui l'anno prossimo probabilmente, se ce la facciamo con l'aiuto di altri enti, faremo una mostra, perché la pala del Boccati è del 1468. In quell'anno furono fatte nelle Marche tre grandi opere, e le Marche, la nostra regione, era al primo posto in Italia in quanto a generazione di opere. Sto parlando del Crivelli, che sta a Massafermana, dell'Alunno di San Severino e del Boccati, che sta a Belforte. Quindi la particolarità è che sono disseminate sul territorio, sì, e questo, sì, quasi quasi diciamo sposta l'attenzione della gente, cioè c'è gente che altrove fa file per ore per visitare un museo, per vedere una di queste opere. Noi siamo abituati ad averla a disposizione sotto i nostri occhi, e anche noi che apparteniamo al territorio molto spesso, no, ci dimentichiamo di queste perle importantissime e prestigiose. C'è un detto che dice: nessuno è profeta in patria, no? Dove vai in ferie? Alle Maldive? Dove vai in ferie? Alle Seychelles? Dove vai in ferie? Quando si potrebbe vivere il territorio con una maggiore tranquillità, sicurezza, e anche acculturandosi un po' del nostro, perché spesso e volentieri non conosciamo nemmeno la terra che calpestiamo, ecco. Da venerdì fino a domenica, quindi, avremo questo, il Borgo della Filosofia, su cui iniziamo adesso indagando sull'Europa, sulle problematiche che costantemente in televisione ci martellano, ma poi continuerà durante il periodo invernale su altre argomentazioni, cercando tra l'altro di interessare una nicchia di persone giovani e meno giovani in argomentazioni che possono far passare una buona mezz'ora o anche un'ora e mezzo, chiudendo poi con due note di violino e con una degustazione magari di Tozzetti e Vernaccia, ma ragionando sulle problematiche attuali della quotidianità, e che poi alla fine, messe insieme, rappresentano un po' il quoziente intellettivo di una società che spesso e volentieri vediamo è migliore nei piccoli centri che non nei grandi agglomerati. Poi questo Borgo della Filosofia è piuttosto poetico, diciamo. Questo è il segnale per dire che in un borgo possiamo parlare di grandi cose, e poi ci sono dei nomi eccellenti, parliamo di Diego Fusaro, diciamo, e Filippo D'Averio, voglio dire, sono persone che, a prescindere dall'argomento, figuriamoci poi se lo facciamo in un bel borgo al fresco. Adesso, subito dopo la pausa, ti chiederò due parole per ciascuno di loro, proprio per sottolineare, insomma, la personalità che ci sono dietro un mondo proprio, diciamo. Filippo D'Averio, già, no, vediamo, lo ascoltiamo e lo vediamo negli occhi. Allora, approfittiamo, andiamo a fare la pausa e poi dopo torniamo in studio. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa, ma che caldo di questa città. Visto che fa caldo, andiamo al Borgo della Filosofia, che
oggi abbiamo già presentato prima della pausa. Dice, no? Rinfresca la filosofia, esatto. Tra le tante funzioni anche quella rinfrescante della mente, sicuramente sì. Soprattutto se abbia forte alto alla sera. Ah, è vero. Lì ci vorrà una maglietta però la sera, no? E può darsi pure che uno spolverino sia bene portarlo dietro, perché non sappiamo mai le sorprese del borgo. Diciamo che la sede è proprio la chiesa di San Eustachio. Sì, nella chiesa di San Eustachio, di fronte al cospetto della pala d'altare più grande d'Europa, bellissima. Credo che sia un teatro messo a disposizione dal parroco in maniera eccezionale per parlare di queste cose. Credo che non ci sia sede migliore. Allora, Sara, guarda, a questo punto penso che arte, musica, filosofia e vino penso che siano proprio veramente una convivialità perfetta. Sì, sono il mix ideale per avviare una giusta riflessione in un tempo precario, frenetico, dove magari manca a ciascuno di noi il tempo giusto per pensare, per incontrarsi e per divertirsi insieme. Vedi, già sei introdotta da sola, in realtà già è filosofia. Collegamento col vino, tra l'altro, è una cosa della filosofia interessante. Sì, beh, il vino già dai tempi dell'antica Grecia rappresentava l'accompagnamento proprio di ogni convivio e portava fuori anche i bisogni, i desideri e l'inconscio di ciascuno di noi, quindi sicuramente la cornice è ideale e le iniziative promosse all'interno del festival daranno il giusto stimolo alla riuscita. Tu, laureata in filosofia, appunto, e filosofa te stesso, stai dando un grande supporto all'organizzazione, quindi è proprio è importante questo. Vorrei che tu ci spiegassi, appunto, questa nuova linea della filosofia che sta entrando nelle nostre vite quotidiane. Non è più una cosa messa, no, in una torre d'avorio, ci riguarda ogni giorno. Esattamente, quest'epoca di crisi esistenziale sicuramente riporta in auge la madre di tutte le scienze, ovvero la filosofia. Ma la filosofia, intendiamolo bene, come pratica, certo. Quindi come quella capacità di riuscire ad orientarci nel mondo. Non a caso un ospite di riguardo sarà appunto la nostra consulente filosofica Graziella Lupo Pendinelli, la quale nella realtà salentina ha inaugurato per la prima volta uno sportello di consulenza filosofica all'interno dei servizi sociali comunali, affinché appunto fosse offerta comunicazione e ascolto a qualsiasi persona viva un disagio emotivo, esistenziale, ma non necessariamente dobbiamo pensare a qualcosa di patologico. In fondo le insicurezze e le paure, soprattutto oggi, sono proprie della vita di ciascuno di noi, sì, anche dei cosiddetti normali. Sì. E quindi sarà l'occasione proprio per capire come la filosofia, come pratica, quindi come esercizio spirituale di disciplina, può tornare ad essere utile nella vita privata di ciascuno di noi, ma anche nel lavoro. Quindi ci sarà appunto questo fil rouge della filosofia come pratica lavorativa, come esperienza personale. Questo mi dà modo di dire che questo evento veramente è aperto a tutti quanti ed sì, è veramente... Certamente, si rivolge in maniera trasversale a tutti quanti, quindi sicuramente sono ospiti di un certo prestigio che richiedono... Anche solo per la curiosità di vederli da vicino, che sì, è molto perché la filosofia cosa deve saper parlare a tutti, quindi bravissima, non facciamo speculazioni teoriche e vogliamo trattare i problemi reali delle persone, e oggi c'è assolutamente l'esigenza di capire che c'è un nuovo modo per stare al mondo, che un altro mondo è possibile, e questo è l'impegno che noi vogliamo mettere in campo, un impegno che ci chiama alla responsabilità. Quindi un contributo positivo. Un contributo determinante, positivo, e che vuole avere un suo seguito, perché il pensiero non deve essere qualcosa di isolato, di occasionale. Pensare deve essere parte del nostro quotidiano, un'attività quotidiana, appunto. A volte non lo facciamo, vero? A volte non lo non facciamo abbastanza. Perché viviamo in un tempo precario, liquido, frenetico, dato anche dalla società che noi abbiamo.
Per cui pensiamo che appunto pensare sia qualcosa di secondario, di impegnativo. O che ci distragga dalle nostre cose. E invece no, noi dobbiamo ritornare a pensare, riscoprendola come un'attività ordinaria di vita, di pratica, affinché poi possiamo creare una nuova società, una nuova cultura e quindi un nuovo modo di essere al mondo. Noi dobbiamo tornare ad essere soggetti liberi, pensanti, alla ricerca di un mondo più giusto, più equo, soprattutto più solidale. Giampiero, questa è una bella impresa. Mi viene da pensare che non sempre c'è questo esercizio del pensiero in giro. Beh, noi non dobbiamo assuefarci a quello che troviamo in giro, perché altrimenti, ahimè, faremo come i gamberi, perché la società sta andando indietro tremendamente. Però dobbiamo impegnarci a fare delle cose che siano per tutti e siano anche piacevoli, per cui questa iniziativa della filosofia in un borgo, in un periodo estivo, ma anche poi ci sarà il periodo invernale su altre argomentazioni. Quindi ancora un evento questo collegato. Questo abbinamento, non dimentichiamo che Belforte, anche se Serra Petrona è la patria della vernaccia, ma Belforte è uno dei tre comuni che ha la maggiore superficie all'interno dell'area di OCG, per cui deve avere il suo ruolo, ha una cantina anche Belforte del Tienti nel suo territorio. Che c'è il buon acquaticcioli, tra l'altro. Sì, fanno anche la sagra dell'acquaticcio, ma in questo momento stiamo parlando di un vino di eccellenza, superiore, quale cioè. Appunto testimonial del territorio, che è la vernaccia di OCG. Parlando di filosofia, riusciamo a attrarre una nicchia di persone che non debbono essere, come qualcuno può pensare, laureati, professori, eccetera, infatti. Perché la filosofia è un argomento, come ha detto poc'anzi Sara, che sta indagando quotidianamente sulla vita sociale. Quindi parleremo con personaggi che dà piacere, come hai precisato, ecco, parlare di arte, il ruolo dell'arte nell'Europa con Filippo D'Averio, che magari vediamo in televisione a distanza, oppure parlare dell'euro contro l'Europa con Diego Fusaro, mentre magari sentiamo costantemente dobbiamo uscire dall'euro, decisioni già prese, invece che affrontare le argomentazioni. Già qualcuno spiegherebbe che c'è di filosofico nell'euro, per esempio. Ecco, quindi parlare di queste cose con personaggi in maniera saggia, equilibrata, in un posto fresco, parlare della consulenza filosofica in una società che ha tantissime problematiche, sentir dire che in un comune già è stato aperto uno sportello di consulenza filosofica. Ti stavo provocando su questo, esatto. Perché giusto tu potresti riuscire in un'impresa. Sì, teniamo conto, ad esempio, io nella veste di presidente della comunità montana, noi gestiamo i servizi sociali di 15 comuni già da 10 anni, in un momento in cui i comuni si devono mettere insieme, si devono Tu da sempre sostieni questa cosa. Sì, io sono un sostenitore, credo di essere stato il primo a fare il consorzio per la canoa dei 5 comuni tanti anni fa, è il primo consorzio. A fondere insieme oppure collaborare tra loro? In questo momento si parla di collaborare e fare delle convenzioni, ma dobbiamo mettere già un tassello per dire che tra qualche anno occorre la fusione, perché non si regge più. Non si debbono cancellare i comuni, ma si debbono fondere per fare dei servizi che siano sostenibili, senza far perdere a nessuno la propria autonomia, la propria dignità, perché il campanile è comunque sempre il segno distintivo di un feudo a difesa. C'è ancora, vero? C'è ancora questo atteggiamento sano, direi sano. Moltissimo, moltissimo, moltissimo. Stiamo attraversando un momento, devo dire, sia a livello nazionale che locale, di grossa preoccupazione istituzionale, perché ogni giorno se ne sente una.
La crisi, lo ricordava Sara Maspina, la crisi economica di fatto c'è là dietro una crisi esistenziale di vita, di quotidianità. Oh, questo è un discorso che bisogna affrontare bene perché esatto, non si è capito molto. Il nostro Festival della Filosofia è incentrato su ragionamenti, su riflessioni che debbono far capire alle persone, alla gente normale, che questo è il grosso problema. Cioè, se noi esaminiamo la crisi economica basandoci esclusivamente sulla matematica, non usciremo mai dal problema che ci affligge. La crisi è esistenziale, è della quotidianità, dell'interpretazione della vita, dei valori che diamo ad alcune cose piuttosto che ad altre, che sta accelerando sempre di più il nostro modo di essere verso una negatività. Non godiamo più di nulla perché è talmente veloce. Una volta anche noi da piccoli desideravamo un giocattolo, passava almeno 15-20 giorni prima che, se ce lo avevi, poi c'era la grande soddisfazione di averlo ottenuto. Esatto. Ma infatti è frutto di una cultura consumistica che crea costantemente desideri, ma lasciandoci poi inappagati. E quindi che poi non sono neanche i nostri, bisogna che ci inculcanti. Sì, perché oggi la cultura consumistica non solo ci fa innamorare di un prodotto, ma ci fa innamorare anche di uno stile di vita. E questo, secondo me, è il vero dramma del nostro tempo. Cioè, dobbiamo riappropriarci di una nostra identità, e la nostra identità non è il potere che abbiamo, il successo che otteniamo, le prestazioni che siamo in grado di fare. Il successo sta nell'essere persone libere, persone vere, persone autentiche, teste pensanti. E quindi la politica, in questo mi permetto di dirlo in maniera molto schietta, deve evitare di ostacolare coloro che si impegnano per la cultura. Siamo con te su questo, ecco, su questo fronte. Non credo però che la politica sia molto predisposta. E questo invece, lo so, infatti è il dramma del nostro tempo, perché una politica che non va in questa direzione smette di essere politica e diventa potere. E in questo io voglio ringraziare Giampiero, perché nonostante veniamo da realtà diverse, siamo riusciti a entrare in relazione, a collaborare, e quindi siamo la prova di come la cultura, se messa a servizio del territorio e delle persone, permette una crescita umana, politica e sociale. Quindi io ti ringrazio per questo, perché abbiamo dato l'esempio. Sono io che ringrazio te, perché questa creatura della filosofia nasce da una casualità. Dici un po' dove l'hai scovata. Allora, un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, con questo Facebook che ormai ha invaso tutte le case, questi smartphone che ormai non tablet eccetera, da questo strumento sono riuscito a leggere alcuni messaggi che Diego Fusaro lanciava, e uno di questi mi ha impressionato l'ho intercettato anche attraverso Sara, perché poi di questi argomenti ho visto chi è che dava le risposte, chi si interessava. E quello che lui aveva postato su Facebook era se il capitalismo va a sinistra. E mi interessò talmente che facemmo un incontro. Da questo incontro è nato un gruppo di giovani, di appassionati, una nicchia che queste argomentazioni le porta avanti anche di fronte a un bicchiere di vino o a un aperitivo o a una perigena, come si suol dire adesso, e ha creato una cerchia di appassionati di settore, diciamo, che si è quasi trasformato in un comitato tecnico scientifico perché... e ha portato a questa iniziativa. Io, stando a Belforte, ho ritenuto, anche su idea di Diego Fusaro, di portare avanti questo borgo della filosofia, perché mi sembra abbastanza accattivante, come ha detto prima Nazareno, intorno al quale si può discutere di tutto e di più, ma con una certa armonia, con una certa sobrietà e soprattutto in modo trasversale, cioè da giovani, meno giovani, da persone appassionate e professionali verso un'argomentazione, piuttosto che
acerbe, ma con un ascolto che gli può interessare, che sia piacevole. Ecco, e poi quindi... questa armonia che si crea anche lo scambio e anche il confronto del pubblico spesso con gli ospiti, che no, è un po' più, diciamo, il pubblico. Poi più... voglio precisare una cosa, che tutta questa organizzazione del Borgo della Filosofia, queste riflessioni nascono da rapporti amicali, cioè qui non c'è una lobby che investe quattrini per pagare personaggi, ma sono persone che ormai fanno parte di un cerchio di riflessione, a prescindere dall'evento, di rapporti anche sporadici o tra i mezzi multimediali che abbiamo a disposizione, quindi è anche un appeal verso il territorio stesso, perché tornano con le famiglie, tornano casualmente, ecco. Parlano bene quando sono fuori del nostro territorio. Della Vernacca. A parte poi, ecco, l'amicizia con Filippo, che ogni tanto viene a trovarci, e questo è, mi fa. Ma il capitalismo dove va, però? Il capitalismo, intanto bisogna vedere di che tipo di capitalismo parliamo, chi ormai se ne va imbossessando, chi aiuta alcuni ad imbossessarsene. Probabilmente, se continuiamo a fare delle riflessioni e ci curiamo come società a tutti i livelli, potremmo essere noi la forza che dice fino a che punto deve esserci il capitalismo, che tipo di capitalismo ci deve essere, fino a dove. Il problema è che a noi non ci interessa niente, e abbiamo racchiuso sul 10% degli italiani il 90% del valore, e noi annaspiamo quotidianamente in tante problematiche, facendoci qualche volta anche prendere in giro, perché ognuno c'è il governo che si merita. Infatti qui mi aggancio al tuo discorso, il problema oggi è proprio quello della libertà e della critica all'interno di un sistema. E allora io, essendo giovane, perché ho 29 anni, sono precaria, quindi mi ritrovo bene nella descrizione del giovane, dell'ideal tipo del giovane di oggi. Ecco, io mi rivolgo ai giovani, perché i giovani non possono pensare che le cose cambino delegando agli altri il compito del cambiamento. Diciamolo, sottolineiamo questa cosa che è fondamentale. Quindi se oggi noi ci troviamo in questa situazione congestionata, è anche la responsabilità nostra, di noi giovani, perché le cose cambiano se si lavora per cambiarle, non demandandole. E quindi se coloro che ci hanno preceduto hanno cambiato la società, è vero, era diverso il contesto storico, il contesto sociale, quindi nessuno dice che quello che si poteva fare nel passato è fattibile farlo ora, però è altrettanto vero che il comune denominatore, la costante, è che soltanto l'impegno ed il coraggio determinano il cambiamento in una nuova forma, perché viviamo in una società diversa. Però i giovani non possono demandare, delegare, assolutamente. Se le cose si vogliono cambiare, bisogna impegnarsi per cambiarle, e quindi che i giovani si riappropino il proprio futuro. L'alibi che le cose non si cambiano è un falso mito, vero? È un falso mito, assolutamente. Allora, io direi di fare un'altra pausa, lì la regia, e poi gli ultimi minuti insieme. Sento il mare dentro una conchiglia, estate. L'eternità è un battito di ciglia, sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia, ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa, ma che caldo in questa città. Allora, mi pare, Belinda, che qui vogliono fare qualche precisazione, no? Sì, non ce la agganciavamo. No, mi volevo riagganciare a quanto detto da Sara, precisando che il format di questo incontro del Borgo Filosofico non è una sorta di lezione cattedratica che ci dà Diego Fusaro piuttosto che Massimo Donao o Filippo D'Averio, perché poi ci sono delle figure con l'indicazione di controcanto, perché spesso e volentieri anche tra la platea, se uno dice vuol fare qualche domanda, c'è l'imbarazzo. C'è l'imbarazzo, magari vorremmo, ma non abbiamo invece il coraggio. Questo nostro format prevede proprio un tavolo dove sono presenti, oltre a Sara, ad esempio, che è una precaria,
altri che sono in attesa del posto di lavoro, altri che l'hanno perso ufficialmente per controbattere, per aprire questo dibattito, lasciando anche al pubblico le domande. Ma questa cosa avrà un grande successo secondo me, perché è vero che ogni volta che ascoltiamo questi grandi che parlano ci verrebbe, no, di provocarli con invece domande più curiose. In questo caso c'è qualcuno che lo fa per noi, chi quindi viene dal paese reale, esatto, come tu ci stavi dicendo effettivamente. Le dobbiamo difficoltà abbassare l'asticella, riportare a livello del popolo, a livello di chi vorrebbe rovesciare il mondo ma non ha né il microfono né l'ascia per farlo. Quindi trovare una forma in... Beh, oggi c'è la rete però, eh? Sì, ma non la si rete raggiungono spesso, no? Spesso, poi la rete ha un suo effetto e forma un carattere particolare. Su questo si è soffermato molto anche Papa Francesco, ma anche lo stesso Giulio Dori, sì. Leggevo in un articolo sull'Avvenire, magari la rete ti sembra che stai a contatto con il mondo, ma poi desideri parlare con una persona. L'identità è fittizia. Esatto, è un'identità. La rete non può sostituire la comunicazione faccia a faccia e il rapporto diretto, quindi è parte di uno stile di vita se è funzionale, altrimenti è dannosa e pericolosa. Infatti va utilizzata. E poi l'associazione Bel Forte nel Cuore, già nel titolo indica, cioè noi in questo momento parliamo di filosofia con determinati personaggi, ma dovremmo continuare a parlare per riappropriarci delle cose che abbiamo vicino, come dicevamo prima, per conoscere il nostro territorio, anche di altri fattori che nascondono al loro interno un discorso di filosofia, perché Belforte ad esempio era un feudo di Tolentino che poi è stato venduto, rilasciato a Belforte. Noi abbiamo a Tolentino Santa Lucia con le acque curative, le terme, ma le terme partivano da Fonte Moreta, che è una frazione di Belforte, essendo prima di Tolentino. Allora, rivendicando. La rivendicazione forse è un termine un po' pesante, scattando. Però riconoscere e sapere alcune radici storiche, ad esempio, potrebbe aver fatto evitare in tempi non lontani di costruire lì sopra un'area industriale che ha coperto cose che, ecco, non è. D'altronde, se noi ripensiamo a 12-13 mila anni fa, probabilmente nelle nostre montagne c'era il mare, no? L'epoca glaciale, per cui più lontano di così credo che non possiamo andare, perché fra poco siamo nella povertà più cruda, incominciamo a fare. Anche su questo però ci sono opinioni diverse, qualcuno dice che non abbiamo raggiunto quella vera povertà che diciamo, ma non è necessario raggiunto la disuguaglianza sociale estrema, quindi cerchiamo di cambiare direzione fino a quando abbiamo un minimo di cognizione. No, perché uno dice, ma quando il giovane aspetta un lavoro che sia pari alla sua laurea o che si dica, insomma, non è proprio povero. Su questo io ho una mia informazione. Oggi un giovane quando raggiunge il diploma ha già oltre al diploma un tenore di vita che 10 anni fa forse era proprio di un industrialetto già, perché la macchina, l'orologio, le scarpe con la firma, il tablet, il cellulare, un giovane che a mezzanotte esce per andare a ballare e torna la mattina alle 6, 10 anni fa non c'era. Dobbiamo incominciare, senza vietare nulla, a far riapprezzare un tenore di vita e alcuni valori per non raggiungere quella povertà, perché purtroppo se continuiamo così c'è una barzelletta che è riferita ai vecchi governi. Avevano stanziato 1 miliardo per il mezzogiorno,
alle 11 se l'erano già finite. Noi arriviamo con lo stesso stile a dover alzarci un'ora prima per fare 25 ore al giorno. In termini di economia non ci saranno più i soldi per fare nulla. Andiamo a mangiare. Serve quindi una ridistribuzione della ricchezza. Esatto, una ridistribuzione della ricchezza, e per ridistribuire la ricchezza bisogna avere, mia nonna diceva, un po' di memendomino, cioè un pizzico di riflessione. Ah, bellissimo. È un concetto filosofico, sì. Penso, vero? Un po' polarizzato, però sì. Esatto. No, comunque è un discorso interessante, anche perché veramente noi dobbiamo dire che a tante persone che parlano di crisi come dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, insomma, c'è un po' di differenza, ecco. Su. Certo, sì, è sostanziale. Ma se ne parliamo a Belforte del Tiendi, nel borgo della filosofia, noi siamo ancora più contenti, no? Assolutamente. Decisamente. Allora, vorrei che Sara ridesse l'appuntamento, a questo punto diventaci, allora, sì, testimonial. Noi vi aspettiamo il 25, 26, 27 luglio prossimi a Belforte del Tiendi, presso la chiesa di Sant'Eustachio, per riflettere del presente e per il futuro. Quindi Europa e filosofia, riflessioni nel borgo, intanto, vi aspetta. Intanto facciamo gli metti in calendario venerdì 25, sì, alle 21:30, sì, no? Esatto, ma se il format, come ho capito, così, sì, bello ci piace, vedrai che avremo tante idee di chi invitare per provocare, per dire le cose. Chiunque può proporre argomentazioni da discutere successivamente. Certo. Siamo tutti protagonisti e non bisogna pensare che si poteva fare così. Basta proporre, perché noi abbiamo il tempo, certo, il luogo, durante il periodo invernale, di fare altre iniziative, altri eventi, certo, altre iniziative che noi accettiamo da tutti e che stiamo in attesa di poter sviluppare. Ah, quindi è permanente questa cosa? Certo, sì, sì. Il borgo della filosofia inizia da questo evento per continuare, perché è il cominciamento. Il cominciamento. Bravo. Gli auguriamo la migliore delle sorti. Bravo. Perché siamo con voi. Bravo. Bene, grazie. Salutiamo tutti. Grazie Sara, grazie Gian Piero. A presto. Grazie. Grazie.